Ciao ragazzi, ciao venditori, come andiamo? Come stiamo oggi? Allora, non molto tempo fa ho fatto uscire un video che ha suscitato per forza di cose molto interesse inerente al dropshipping digitale. Per chi se lo fosse perso, se non l'avete visto, vi lascio magari il link in descrizione, mi raccomando, guardatelo. Comunque, riassumo in breve, vi ho fatto vedere come il dropshipping si può fare non solo con prodotti fisici, ma anche e soprattutto, a mio parere, con prodotti digitali. Quindi andremo a levarci tutti quelli che sono i problemi di spedizione, problemi di inventario, criticità nell'affrontare il proprio business insieme a fornitori cinesi di cui non sappiamo neanche dove sono, come lavorano. Quindi, a differenza del dropshipping fatto in modo classico, tradizionale, con AliExpress, agenti, eccetera, eccetera, con il dropshipping digitale gli investimenti si riducono notevolmente e soprattutto avremo il controllo assoluto del nostro business, ok? Bene, dopo questo video mi avete fatto tantissime domande. Una delle domande che mi fate più spesso è quali prodotti digitali andare a vendere e come fare una ricerca approfondita appunto per quelli che sono i prodotti digitali che vanno per la maggiore, che hanno più mercato, meno concorrenza, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, in questo video vi farò vedere uno dei metodi di ricerca prodotto che utilizzo io per fare dropshipping digitale. Tutto questo dopo la sigla. Allora ragazzi, una delle piattaforme principali su cui andare a vedere quali prodotti digitali vengono venduti maggiormente e anche dove prendere tantissimi spunti, tantissime idee per prodotti digitali da andare a commercializzare è Etsy. Etsy ragazzi, per chi non lo conoscesse, è un sito web dedicato appunto all'e-commerce, un po' come può essere Amazon, eBay, eccetera, eccetera, però dedicato solo ed esclusivamente a prodotti artigianali, ok? Quindi a prodotti fatti dal venditore stesso. Questi venditori ovviamente sono gente come me e come te che stai guardando, non sono produttori di massa, non sono fabbriche, sono persone che producono un qualcosa che può essere un oggetto fatto a mano, tipo una statuina del genere, oppure un prodotto digitale, ok? Adesso vi faccio vedere come utilizzo Etsy per trovare appunto prodotti digitali da andare a vendere in dropshipping o su Etsy stesso. Ok, andiamo a cercare Etsy, siamo all'interno della sua homepage. Ovviamente, come vi dicevo prima, sono tutte cose, quasi tutte almeno, fatte a mano. Vedete, per esempio, cuscini decorativi. Queste sono tutte persone che si cimentano nella propria casa durante il tempo libero, prendono un cuscino e lo fanno personalizzabile a modo loro e lo vanno a vendere su Etsy, ok? Però a noi ci interessano i prodotti digitali. Quindi che cosa faccio io? Andrò a cercare semplicemente prodotti digitali. E ecco qua ragazzi che comincio la mia ricerca, ok? Per esempio, vediamo mockup bundle, ok? Subito mi salta all'occhio. Costa veramente poco, quindi non consiglio di andare a commerciare una cosa che costa così poco. Io vado almeno dai 15 euro in su, ok? Il mockup è praticamente un'immagine vuota, in questo caso è una tazza vuota. Grazie a questo mockup puoi avere una di queste immagini e andare a inserire nella tazza un'altra immagine personalizzata tua per poi farsi produrre quella tazza. Solitamente vengono usate per questo motivo qua. Lui vende un totale di semplicemente 8 JPEG e 3 PSD. PSD, per chi non lo sapesse, è il formato per utilizzare Photoshop. E signore e signori, questo negozio ha fatto la bellezza di 8.918 vendite, ok? 8.918 vendite vendendo 8 file JPEG e 3 PSD. La bellezza di quasi 40.000 euro vendendo 8 file JPEG. Mettiamo per esempio prezzo da 20 a 50 euro. Eccolo qua, vedete che abbiamo dei teacher digital planner. I planner sono altri prodotti digitali che vanno veramente, veramente forte. Io stesso li ho venduti in passato. Al momento non li sto vendendo, sono sincero, ma mi hanno levato diverse soddisfazioni. I video per fare gli intro di YouTube. Anche questi sono prodotti digitali che potete assolutamente vendere e hanno davvero tanto mercato. Perché? Perché ci sono tantissime persone che vogliono diventare YouTuber, aprono un nuovo canale YouTube per cercare di farsi notare dal mondo e appunto magari non hanno molta esperienza in come creare delle intro, dei video, no? O delle sigle, diciamo, e quindi possono tranquillamente spendere 20, 25, 30 euro per un video intro fatto come si deve.
Nei video scorsi vi ho parlato dei presets di Lightroom, che è assolutamente il prodotto del momento per quanto riguarda i prodotti digitali. Non credete sia saturo, perché se le cose le fate come si devono fare, se siete migliori degli altri, niente saturo. Levatevi dalla testa la parola saturo, perché non esiste mai, ok? Andiamo a cercare il preset Lightroom Mobile, vediamo cosa ci dà fuori Etsy. Eccole qua, ovviamente su Etsy costeranno poco, ma il volume di vendite è talmente alto. Vedete questo, ragazzi, 4,12€, 13.000 recensioni. Se noi clicchiamo su questo preset, che ci crediate o no, questo store solo su Etsy ha fatto 301.070 vendite, vendendo semplicemente dei presets per Lightroom. Se ci andiamo a fare il nostro conto, 301.070 per 4,44€. €1.336.750,80 di fatturato vendendo dei preset di Lightroom su Etsy. Ovviamente store del genere, che ha un volume di vendite così grande su Etsy, sicuramente al 100% venderà anche su altre piattaforme come Shopify, farà anche dropshipping di prodotti digitali, assolutamente, si farà notare sicuramente Pinterest, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Mi raccomando, ragazzi, a breve uscirà il mio video corso completo, dove vi spiegherò nel dettaglio tutti quelli che sono i passaggi fondamentali per andare a creare un prodotto digitale, o comunque trovare o delegare la creazione di un prodotto digitale e andarlo a vendere in dropshipping con Shopify, appunto con Etsy, e fare in modo di avere una visibilità incredibile su tutte le varie piattaforme social media, ok? Quindi mi raccomando, restate connessi, continuate a seguirmi. E niente, ragazzi, altri prodotti digitali ce ne sono veramente un'infinità. Su Etsy veramente ne potete trovare tantissimi, io lo utilizzo veramente spesso per, appunto, trovare nuovi spunti, nuove idee. Per esempio in questo caso abbiamo il resume template. Vedete che questo, semplicemente andando a vendere un template per fare il curriculum, lo vende a 10€ e ne ha venduti la bellezza di 19.839. Questo vuol dire che, se la matematica non è un'opinione, ha fatturato ben quasi 200.000€ vendendo un template per fare curriculum. È assolutamente reale, è assolutamente come ve lo sto mostrando. Le potenzialità dei prodotti digitali sono infinite. Voi considerate solo il fatto di perdere, sì, 2-3 settimane per creare un prodotto digitale, o comunque, se volete pagare qualcun altro per fare, per creare un prodotto digitale che avete in mente, dopodiché andare a creare uno store in Shopify, venderlo attraverso ovviamente il dropshipping, metterlo su Etsy, su tutte quelle piattaforme che vi permettono appunto di vendere questi prodotti digitali, semplicemente fare un po' di marketing e incassare i vostri soldi, ok? Non dovete più pensare assolutamente a quelle che sono spedizioni in ritardo, spedizioni pre, durante e post Covid. Non dovrete assolutamente più stressarvi nel approcciarvi con i cinesi. Se magari avete intenzione di fare un private label, non avete assolutamente nessun tipo di inventario da gestire. I benefici sono talmente troppi rispetto a un dropshipping classico che, per quanto mi riguarda, è impossibile ignorare questo metodo di business. Non potete farlo, non potete permettervi di ignorare il dropshipping digitale se avete intenzione di iniziare un'attività online. Bene, ragazzi, come sempre spero che questo video vi torni utile. Ovviamente non posso stare ore a ricercare prodotti su Etsy con voi, perché altrimenti il video per YouTube durerebbe 6 anni. Però cimentatevi, andate su Etsy, cominciate a capire un po' quali sono i prodotti digitali, quali vanno per la maggiore. Grazie a Dio Etsy ci permette di vedere il volume di vendite di ogni singolo prodotto, le recensioni, quindi andate anche a vedere le recensioni, guardate che cosa dicono gli utenti che acquistano quel prodotto, che cosa gli piace, che cosa non gli piace, come lo migliorerebbe. Iniziate a entrare nella mentalità dei prodotti digitali, perché presto uscirà una bomba incredibile, come vi ho già accennato, e lì non ce ne sarà più per nessuno. Ciao.